Per impedire una guerra occorre prendere posizione. Occorre che ognuno di noi prenda una posizione. Bisogna che ognuno di noi sia disposto a rinunciare a qualcosa pur di conservare la pace. La responsabilità è nostra, di tutti noi. Per questo in tutto il mondo si scende in piazza a milioni, così che i grandi leader del mondo sappiano che devono fare attenzione, perché noi la guerra non la vogliamo. E anche le dittature più repressive non possono che dipendere da un certo grado di consenso popolare. Ed è per questo che dobbiamo manifestare tutti quanti. Dobbiamo manifestare in così tanti che sia impossibile trovare qualcuno disposto a prendere le armi. Il terzo motivo si aggancia con il secondo. Perché si crei una tale coscienza delle proprie responsabilità, del proprio ruolo, dell'importanza di essere cittadini attivi, bisogna che la gente venga educata a questo. Come? Nelle scuole. Non c'è altra via, nelle scuole. La pace e la qualità della democrazia. La pace e la qualità della democrazia dipendono dal funzionamento delle scuole. La scuola che deve essere quel luogo dove si viene aiutati a raggiungere la maturità. Sentite come suona strana questa parola che coincide con il nome dell'esame che andiamo tutti ad affrontare. Maturità. Maturità vuol dire saper collaborare, saper dialogare, saper lavorare per il bene comune. Apprendere come affrontare i problemi del domani, sapere come evitare i conflitti, saper opporsi alla guerra. È una scuola con obiettivi ben più grandi di quelli a cui siamo abituati quotidianamente. Per adempiere veramente a questo compito, la scuola avrebbe bisogno di tante riforme, di tanti investimenti e di tante risorse. Dovrebbe essere la priorità in un paese come il nostro. E invece di aumentare i fondi destinati alla scuola, il nostro paese aumenta le spese belliche. Invece di investire nel futuro, finanzia gli strumenti per distruggerlo. Quando il futuro è già abbastanza complicato per noi. Noi che siamo la generazione che affronterà la crisi climatica, un problema di fronte al quale qualsiasi conflitto dovrebbe cessare. Perché per essere affrontato ha bisogno dell'aiuto di tutti, della cooperazione di tutti i popoli e di tutte le nazioni del mondo. Ed è terribilmente urgente. Ecco, questi sono secondo me i motivi per cui siamo tutti qua e per cui credo che sia importante che tutti noi siamo qui oggi. Per la sofferenza di altri esseri umani come noi, per prenderci la responsabilità di dichiararci contrari in una guerra e per salvare il nostro futuro. Perciò grazie a tutti di esserci, grazie a tutte di esserci e di cooperare con noi per questa cosa. Grazie. Adesso lasciamo la parola al professor Rinaldis, che ringraziamo perché questa iniziativa è partita da lui e che ci ha coinvolti. Quindi un applauso al professor Rinaldis. Allora, intanto io voglio ringraziare voi, poi voglio ringraziare i miei colleghi che hanno deciso di aderire a questa iniziativa. E poi anche al preside che davvero ha aiutato e si è mostrato estremamente collaborativo e disponibile. Io faccio una premessa, non sopporto le celebrazioni, non sopporto le commemorazioni, non detesto le liturgie, quindi faccio sempre fatica, no, a parlare davanti a un pubblico che magari si aspetta le solite parole. No, di fronte a una guerra cosa volete che dica? Che mi dispiace per i bambini che stanno morendo, per le famiglie che si sono dovute separare, per le madri che hanno dovuto abbandonare appunto il loro paese e per gli uomini che stanno combattendo, come diceva Gioele, per i giovani che uccidono altri giovani, ma tutto questo, come dicevo nell'ora precedente, non è particolarmente originale e lo potete comprendere da soli. Basta aprire Instagram, basta entrare in una pagina qualsiasi di Instagram e ci sono immagini della guerra che sono estremamente più significative di qualunque parola io posso dirvi in questo momento. Allora, che cosa posso dire che non abbiamo ancora ascoltato e cosa posso dire che non avete ancora ascoltato, no?
nella massa di notizie e informazioni che i media ogni secondo stanno riversando. Voglio raccontarvi un mio dilemma personale, esistenziale, di fronte a quello che sto vivendo. E il dilemma riguarda che cosa significa essere pacifisti oggi. Allora, noi pensiamo che essere pacifisti significa essere contro la guerra, ma questa è una banalità, è un'ovvietà, è chiaro. Tutti quanti siamo contro la guerra e quindi tutti quanti siamo pacifisti. Ma io vi chiedo e mi chiedo, me lo sto chiedendo in maniera davvero sostanziale in questi giorni, di fronte a una guerra, e preciso ragazzi, una guerra che secondo me la Russia ha dichiarato non solo all'Ucraina, l'ha dichiarata al nostro mondo, all'Europa, e ai nostri valori, che sono quelli della libertà, della democrazia. Perché è evidente qual è il progetto di Putin. È un progetto autocratico, è un progetto neoimperialista. Ed è un progetto che mina e vuole affossare i valori sui quali la nostra società si è costruita. Perché nessuno di noi vorrebbe vivere nella Russia di Putin. Nessuno. E neanche quelli che mostrano una discreta simpatia per questo signore. Per cui attenzione, perché questa guerra non solo banalmente o retoricamente ci riguarda tutti, ma ci riguarda tutti perché noi siamo i nemici per Putin. Allora cosa significa essere pacifisti nei confronti di un avversario che ha deciso che il nostro modello di vita non va bene? Perché se io vi dicessi quali sono le radici ideologiche, spirituali di Vladimir Putin, ci verrebbe la pelle d'oca, ragazzi. Noi non sappiamo cosa c'è dietro, non sappiamo quale idea della vita e del mondo c'è a fondamento dell'imperialismo di Putin. E allora, che cosa vuol dire essere pacifisti oggi di fronte a questo disegno che mette volutamente uno contro l'altro due mondi, quello orientale russo e quello occidentale? Cosa significa essere pacifisti? Beh, io ve lo dico chiaramente. Guardate, io 20 anni fa un discorso del genere non l'avrei potuto neanche immaginare. E invece oggi lo faccio. Oggi non si può essere pacifisti comunque. Non si può essere pacifisti in maniera ideologica o integrale. Un signore che io, su cui mi sono documentato, che, su cui ho lavorato parecchio, che si chiamava Albert Camus, scriveva alla fine della Seconda Guerra Mondiale, polemizzando con alcuni pacifisti del suo tempo, che ci sono dei momenti, e lo diceva chiaramente, in cui il pacifismo non regge. Non regge perché non fa i conti con la realtà. Allora io vi dico che in questo momento essere pacifisti non vuol dire astenersi. In questo momento essere pacifisti non vuol dire stare a guardare o produrre un sentimento di sostegno più o meno emotivo, più o meno lacrimevole, compassionevole nei confronti dei poveri ucraini che muoiono sotto le bombe. Non basta questa roba qua. Se non si capisce cosa c'è in gioco in questo momento, non si può essere veramente pacifisti. Allora io vi dico che c'è un pacifismo attivo, un pacifismo impegnato, un pacifismo non ideologico. Io lo chiamo un pacifismo ragionevole che davvero è in grado di difendere la pace. E la pace si difende in alcuni momenti della storia combattendo. Combattendo contro i tiranni, contro i violenti. Noi non abbiamo alternative, ragazzi, non ne abbiamo. E chi pensa di, appunto, che ci siano alternative, che bisogna lasciare che Putin faccia il suo lavoro e lo porti a compimento, sta facendo un errore clamoroso, perché il popolo ucraino ci sta chiedendo di aiutarlo e non possiamo, no, ignorare la richiesta di aiuto, perché questa sarebbe vigliaccheria, sarebbe disfattismo. E io non sto facendo un discorso guerrafondaio, sto dicendo un'altra cosa, che in questo momento aiutare anche con le armi la resistenza ucraina significa una cosa molto semplice, significa ricordarci che negli anni terribili dell'occupazione nazista dell'Italia, tra 1943 e 1945, i partigiani italiani sono stati aiutati con le armi americane e senza quell'aiuto sarebbe stato molto difficile portare a compimento quella che noi abbiamo chiamato liberazione dell'Italia. Quindi la storia qualcosa ci deve insegnare. Ci deve insegnare che comunque abbiamo bisogno dell'aiuto dei popoli liberi e democratici. E se non ci fosse stata, forse anche la nostra resistenza italiana avrebbe avuto ben altra piega e ben altro esito. Quindi io insisto, scusate, di solito non, cerco sempre di essere razionale, estremamente pacato nelle mie parole, ma oggi non mi sento di essere né pacato e neppure tiepido. Vi dico che
Quella, mi spiace dirlo, questa guerra che stiamo combattendo è una guerra per i nostri valori. Perché in gioco è proprio questo, la libertà, la democrazia e l'indipendenza. Non fatevi ingannare da chi argomenta in maniera diversa. Le colpe dell'Occidente, le colpe dell'Occidente ci saranno sicuramente, ma quando un paese aggredisce un altro paese in questa maniera, non ci sono colpevoli, non è difficile trovare la colpevolezza. Si sa esattamente chi ha ragione e chi ha torto. Quindi questa terribile storia ci deve insegnare qualcosa. Forse i miei colleghi me l'avranno detto più e più volte: la democrazia non si difende da sola. No. E non si difende neanche la libertà da sola. Nel corso della storia, e lo sappiamo molto bene, soprattutto nella storia del Novecento, qualcuno più e più volte ha cercato di affossare i nostri valori. Quindi quello che per me è importante dirvi in questo momento è che il limite della pace è la difesa attiva dei valori nei quali si crede e per i quali si deve anche essere disposti a combattere e a lottare. Grazie. Lasciamo adesso la parola alla professoressa Bonfantino. Applauso. Un applauso. Scusate, ma è un sit-in, mi siedo. E vorrei leggervi qualche parola sulla pace. Qualche parola che è stata scritta alcuni anni fa da Tiziano Terzani, Lettere contro la guerra. Lui scrive queste lettere in un dialogo a distanza con una giornalista che si chiamava Oriana Fallaci. Sono morti entrambi adesso, quindi ricordiamo entrambi e leggiamo qualche pagina di qualche riga di Tiziano Terzani, Lettere contro la guerra. La lettera che sto per leggere la scrive sull'Himalaya, mentre è lì a riflettere sulle cose del mondo. Giornalista che il mondo l'ha girato, l'ha ben raccontato nei suoi libri, nei suoi articoli. Scrive così: le montagne sono sempre generose. Mi regalano albe e tramonti irripetibili. Il silenzio è rotto solo dai suoni della natura che lo rendono ancora più vivo. L'esistenza qui è semplicissima. Scrivo seduto sul pavimento di legno. Un pannello solare alimenta il mio piccolo computer. Uso l'acqua di una sorgente a cui si abbeverano gli animali del bosco. A volte anche un leopardo. Faccio cuocere riso e verdure su una bombola a gas, attento a non buttar via il fiammifero usato. Qui tutto è all'osso, non ci sono sprechi e presto si impara a ridare valore ad ogni piccola cosa. La semplicità è un enorme aiuto nel fare ordine. A volte mi chiedo se il senso di frustrazione, di impotenza che molti, specie fra i giovani, hanno dinanzi al mondo moderno è dovuto al fatto che esso appare loro così complicato, così difficile da capire, che la sola reazione possibile è crederlo il mondo di qualcun altro. Un mondo in cui non si può mettere le mani, un mondo che non si può cambiare. Ma non è così. Il mondo è di tutti. Eppure, dinanzi alle complessità di meccanismi disumani, gestiti chissà dove, chissà da chi, l'individuo è sempre più disorientato, si sente perso e finisce così per fare semplicemente il suo piccolo dovere nel lavoro, nel compito che ha dinanzi, disinteressandosi del resto, aumentando così il suo isolamento, il suo senso di inutilità. Per questo è importante, secondo me, riportare ogni problema all'essenziale. Se si pongono le domande di fondo, le risposte saranno più facili. Vogliamo eliminare le armi? Bene, non perdiamoci a discutere sul fatto che chiudere le fabbriche di fucili, di munizioni, di mine antiuomo, di bombe atomiche creerà dei disoccupati. Prima risolviamo la questione morale, quella economica l'affronteremo dopo. O vogliamo prima ancora di provare arrenderci al fatto che l'economia determina tutto, che ci interessa solo quel che ci è utile? In tutta la storia ci sono sempre state delle guerre, per cui continueranno ad esserci, si dice. Ma perché ripetere la vecchia storia? Rispose Gandhi. Perché non cercare di cominciarne una nuova a chi gli faceva questa solita banale obiezione?
L'idea che l'uomo possa rompere col proprio passato e fare un salto evolutivo di qualità era ricorrente nel pensiero indiano del secolo scorso. L'argomento è semplice. Se l'Homo sapiens, quello che ora siamo, è il risultato della nostra evoluzione, perché non immaginarsi che quest'uomo, con una nuova mutazione, diventi un essere più spirituale, con una nuova, meno attaccato alla materia, scusate, più impegnato nel suo rapporto col prossimo e meno rapace nei confronti del resto dell'universo? E poi, siccome questa evoluzione ha a che fare con la coscienza, perché non provare noi, ora, coscientemente, a fare un primo passo in quella direzione? Grazie. Vabbè. Io vi leggo due pezzetti di questo libro che si chiama Pappagalli Verdi, magari qualcuno di voi lo conoscerà, ed è un libro molto bello scritto da Gino Strada, che è un signore che è venuto a mancare recentemente ed è stato un chirurgo di guerra e fondatore di Emergency, che è questa agenzia che ha questo simbolino qua, e è un'associazione umanitaria italiana che si occupa di curare principalmente i feriti di guerra in tutte le parti del mondo. E anche in Ucraina adesso si sta muovendo, quindi secondo me può essere molto utile, poi vi consiglio di leggervelo in privato, però anche in questo caso leggervi dei piccoli frammenti di questo libro. Questo è Gino Strada che spiega perché ha scritto questo libro. Cosa vorresti fare da grande? Quando ero un ragazzino rispondevo il musicista, lo scrittore. Ho finito col fare il chirurgo di guerra per la precisione. E ho chiuso da tempo con la nostalgia e il rimpianto di non saper suonare uno strumento né scrivere un romanzo. Così, quando mi è stato proposto questo libro, ho detto semplicemente: mi piacerebbe tanto, ma non ne sono capace. Se alla fine ho deciso di provarci, comunque, lo devo solo all'ostinazione e alla pazienza dell'amico Carlo Feltrinelli, che molto più di me ha creduto degne di essere lette le pagine che seguono. Non essendo scrittore, ho cercato di percorrere l'unica via possibile, quella della memoria, e lasciare che fatti e persone, pensieri e sensazioni, si trasformassero in parole scritte. Le piccole storie di questo libro non hanno ordine cronologico, né geografico, né tematico. Sono solo dei flash trascritti come ricordi ritrovati. Non mi illudo certo di aver partorito un libro di valore. Spero solo che si rafforzi la convinzione in coloro che decideranno di leggere queste pagine che le guerre, tutte le guerre, sono un orrore e che non ci si può voltare dall'altra parte per non vedere le facce di quanti soffrono in silenzio. Vi leggo velocissimo un'introduzione di Emergency. Nei conflitti di oggi, più del 90% delle vittime sono civili. Migliaia di donne, di bambini, di uomini inermi sono uccisi ogni giorno nel mondo. Molti di più sono i feriti e i mutilati. Emergency nasce nel 1994 a Milano per portare soccorso a queste vittime. Personale medico e tecnici, con maturata esperienza di lavoro in situazioni di emergenza, si sono uniti per garantire assistenza medica, chirurgica e riabilitazione nelle zone di guerra. Negli ospedali che costruisce e attiva, Emergency è impegnata anche nella formazione del personale locale, che sarà così in grado di continuare la gestione del centro quando Emergency lascerà il paese. Io vi consiglio davvero di leggerlo. È un libro che mi ha cambiato la vita. Boh, adesso noi abbiamo finito con le chiacchiere. Questo è il momento per tutti quanti di prendere posizione in maniera seria.